Allora io dico, se Elena nel frattempo che qui gli vengono fatte le pressioni dicesse, anzi è bene che dia su quattrini a comuni, dicesse intanto io voglio ridurre per esempio la bolletta energetica a questi livelli, perché no? Per quale ragione non capisco? No, se c'è un no, perché no? Lascia perdere, si fa una trattativa, perché qui ci sono trattative, si tratta, si discute, ci si interroga, perché no? Perché aver paura di questa trattativa con l'Ene su questo punto? Ma non ti svegli, non fa come ti pare che tu mi riesco, io non ho detto questo, va zanda da dirlo perché ti denuncerei. Io non ho detto fai come ti pare e purché tu mi riduca le, non l'ho detto e nemmeno lo penso, però capisco per quale ragione per esempio non si debba in questo, mentre si fanno queste cose si spera che le cose migliorino, non gli si debba dire a lei questo contentore, perché no? È scandaloso? Perché non va bene, non va bene. Vai, dai, però. Va bene, e diciamo sempre con noi, sempre no, diciamo sempre no, così io voglio l'aria pulita, diciamo sempre no, che così dopo si va addosso a me. No, dai, andiamo con noi. No, 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 intanto si va. Bene, io dico questo, che le amministrazioni comunali vanno cambiate perché non hanno funzionato. Non in generale, ma in particolare su questo punto. Non hanno funzionato. Si sono sempre messe, diciamo, prostrate all'Enel, praticamente ha fatto quello che gli pare. Chiudo qui. Vi informo che quando ho chiamato il professore era a circa 10 km, però già qualche minuto fa, quindi dovrebbe arrivare. Allora io voglio dire una cosa, siccome, no, però questa questione la voglio chiarire perché sono uno dei rappresentanti anche di SOS, è sempre a dirci che noi siamo sempre per il no, per il no, per il no, io scusate mi sono rotto l'animo. Allora chiariamo una questione, qui non esiste un problema ciclo binario o centrale, qui esistono le centrali ad alta entalpia che ci stanno, come si è detto prima, inquinando, ammazzando, con rischi anche, abbiamo detto, della subsistenza, con rischi per quanto riguarda le questioni anche dei terremoti, e quello che ci hanno detto poco tempo fa è che faranno il raddoppio a Piancastagnaio, faranno la centrale a Bagnole 4. Quindi qui non possiamo costruirci noi una trattativa che non c'è, prima cosa. Non esiste una trattativa, non esiste una proposta della regione che è venuta dai sindaci o nel territorio e ha detto guardate noi chiudiamo tutte le centrali e poi discutiamo di quali geotermie eventualmente fare. Non esiste, i sindaci non hanno mai sentito una proposta del genere. Allora qui bisogna rendersi conto che la regione dei discorsi filosofici del ciclo binario e di altre cose non solo ce ne sta fischiando, ma ci sta propinando il raddoppio a Piancastagnaio e ci sta bruciando la casa e noi stiamo a pensare come di fare la facciata, ha capito, di come colorare la facciata. Allora non esiste una trattativa, non è mai fatta al comitato, perché se ce la fanno, se ci dicono per 5 anni chiudiamo tutte le centrali e poi eventualmente discutiamo di quale geotermia fare. Ma diglielo, no. Io aspetta, diglielo. Noi gliel'abbiamo proposto, Bianchini, gliel'abbiamo proposto, il problema vero è che loro con questa geotermia ci ricavano più energia e più soldi e quindi se non c'è noi che diciamo di no, loro fanno come vogliono, dovrebbero essere i nostri sindaci, tutta la popolazione a dirgli di no. Siccome gli hanno detto di sì, quelli contenti come pasto. Sai che ci hanno detto a volte a noi, ma andate a dirle ai vostri politici tutti questi problemi, come mai non c'è lo studio di impatto sanitario, l'impatto ambientale, eccetera. A noi ci permettono di farla come, in questo modo, che poi dobbiamo dire. Fino a quando c'è chi gli apre la porta e gli fa fare come se ne pare? Di che discutiamo? Di che discutiamo? Non esiste quindi una trattativa di questo genere. E anche di fronte comunque a una proposta della cosiddetto ciclo binario, ha detto giustamente Borgia, si deve discutere, perché i problemi che hanno la giù a Castelgiorgio, che hanno scoperto rispetto alla sismicità che dà anche il ciclo binario, rispetto alle questioni dell'acqua, sono ugualmente preoccupanti da tenere in considerazione. Quindi non è che c'è da sposare a ciclo così sposandosi eccetera, ma il primo punto è perché non si accetta la proposta del comitato di SOS Geotermia, dei comitati ambientalisti che hanno detto moratoria, chiudiamo e blocchiamo, mettiamo al minimo le centrali e blocchiamo tutto. Non solo non hanno accettato questo, ma faranno fa Bagnole 4, che ci lavorano anche la notte per far presto, perché hanno paura che poi qualcuno giorno li blocchi, perché ci lavorano anche la notte, e fanno il raddoppio a Piancastagnaio. Allora se qui non ci rendiamo conto che questa è la realtà che noi dobbiamo sconfiggere,
Quindi non c'è un problema di scambio, non c'è un fatto di un comitato che dice no. Noi prima di tutto vogliamo che non si faccia questo tipo di geotermia che ci sta ammazzando. Prima di tutto. Poi dopo 5 anni di ripristino del bacino, eccetera, idrico, che noi ci mettiamo anche a tavolo a discutere. Con tutte le preoccupazioni sarà la popolazione a scegliere e a discutere. Senza sposarla però a priori, perché le perplessità e i dubbi ce l'abbiamo anche su quell'altro tipo di geotermia. Ma maggiormente questa però va bloccata. E di fronte al fatto che la regione va avanti e gira doppia via Castagnaio e Bagnole, ma di che parliamo, Bianchino? Ma di che parliamo? Questi ci stanno facendo il raddoppio delle centrali e noi stiamo facendo un discorso, ma forse se siamo d'accordo, ciclo binario, forse che la regione non ha nessuna intenzione di entrare in questa logica se non ce ne andiamo noi a buttarli di sotto davvero dalla sedia. Allora questo dobbiamo fare, quando facciamo le iniziative, le manifestazioni, dovete essere tutti insieme a noi per questo punto di battaglia, perché noi da soli, in pochi, non ci si fa a fare questa lotta e questa battaglia. Passato raccontare una palla, ma sta roba faceva male,
questa geotermia la sperimentiamo sulla Miana. Chiudiamo tutte le centrali, perché questo è il punto più inquinato in Italia per la geotermia, e quindi vi propongo una forma di geotermia molto tranquilla, che non inquina, come la chiamano loro, ecologica, a impatto zero. E quindi bisognerebbe, dovrebbe essere stata l'Enel, se la classe politica della regione Toscana, su cui dovete veramente pigliarvi la legnate, perché è lì che bisogna agire, perché è lì che sono i facili interessi, ma anche di una supercultura, a proposito della subesidenza, di una supercultura in territorio, con la nuova geotermia. Per anni la geotermia era solo dell'Enel, poi finisco, era solo dell'Enel. Poi nel 2010 hanno deciso di raschiare il fondo del barile e di cominciare a riprodurre energia dalla geotermia. Hanno fatto un passaggio alle regioni, poi l'anno dopo ci hanno pensato Barberi e compagni, e qualcuno, siccome sono molto potenti e legati ai politici, ha fatto un decreto legislativo in cui 10 impianti, tra cui quello di Barberi e Sorgi, devono essere autorizzati in maniera particolare direttamente dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo, eccetera. Questa è un'operazione fatta dal ministro Romani nello stesso anno, anzi nello stesso mese, marzo 2010, in cui hanno concepito il nucleare, che poi per fortuna gli italiani hanno bocciato, e poi l'anno dopo hanno concepito le perforazioni a mare per tirare fuori il petrolio, per fortuna che adesso Zanonato l'ha dimezzato, perché 5 regioni, 5 consigli regionali, Puglia, Abruzzo, Molise, Marche, Emilia Romagna, hanno detto basta con le trivellazioni a mare per raschiare anche lì il fondo del barile e tirar fuori un po' di petrolio e compagnia. Perché tutto questo bisogno, Borgia, noi tutta questa energia non ci abbiamo manco bisogno. L'Italia è un paese che ha 100.000 megawatt installati, ma volete capire 5 megawatt sul delfino di geotermia o 40 megawatt da un'altra parte, con lo sconquasso che determinano sulla salute, sui territori, sono assolutamente... Il motivo è un altro, non è per produrre energia più o meno pulita, è perché ci sono gli incentivi, perché c'è il CIP6, ci sono i conti energia che mi danno un pacco di soldi. Ma noi siamo arrivati a modificare il decreto del fare con un parlamentare del PDL di notte, se avete letto le corte che stanno girando, perché Barberi e compagni, una volta fatti i buchi, guadagnerebbero 8 milioni di euro l'anno. Questi sono i motivi per cui vogliono fare la geotermia da noi. Grazie.